È diventata una stanza della memoria, l'ufficio dove il giudice Rosario Livatino ha condotto la sua guerra contro la mafia agrigentina fino al drammatico mattino del 21 settembre 1990, quando cadde sotto i colpi dei killer della Cosca della Stidda. Per inaugurare la stanza della memoria e scoprire la lapide è arrivata ad Agrigento la sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, con la quale è stato impossibile potersi intrattenere anche per una semplice e veloce dichiarazione. Maria Elena Boschi ha anche partecipato ad un momento commemorativo tenutosi nella sala dell'ex collegio dei Filippini. Un momento di ricordo della sua vita, del suo impegno, della sua storia. Perché si dice, e io lo condivido, che senza memoria non può esserci futuro. E allora tutti noi dobbiamo fare lo sforzo, a volte anche lo sforzo e la fatica della memoria, perché solo così potremo avere una guida più sicura per la nostra azione presente e anche per cercare di costruire un futuro migliore. E allora, preparandomi anche all'incontro di oggi, rileggendo proprio alcuni di quegli articoli che sono stati citati, che probabilmente vedremo poi dopo raggiungendo la stanza del giudice Livatino, effettivamente è impressionante vedere le parole con cui è stato ricordato il giorno successivo, nelle ore immediatamente successive alla sua uccisione, come uno dei tanti magistrati siciliani pieno di onore e senza paura. Io non lo so se non avesse paura, voi che l'avete conosciuto, chi ha avuto modo di incontrarlo può saperlo, io non lo so. Penso però che abbia avuto il coraggio di anteporre anche alla preoccupazione di se stesso, della propria vita, il proprio dovere, il proprio impegno per le istituzioni. E lo ha fatto in modo molto semplice, facendo il suo dovere, applicare le leggi, cercare la verità. E io credo che ci siano tanti magistrati e tante magistrate che ancora oggi onorano il proprio mestiere, il proprio ruolo, così. All'incontro hanno partecipato le massime autorità locali e diversi studenti. Sono intervenuti il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, il presidente del tribunale Pietro Falcone, il procuratore Luigi Patronaggio, il consigliere del CSM Pier Giorgio Rosini, il giudice Salvatore Cardinale, il postulatore della causa di canonizzazione Don Giuseppe Livatino. Sicuramente serve l'impegno e soprattutto anche l'alzata d'ingegno. Un fatto pratico che vorrei sottoporre all'attenzione di tutti: così come la mafia riesce ad alzare l'ingegno e riesce a trasformarsi da mafia delle lupare, delle coppole, a mafia dei colletti bianchi, così lo Stato deve in qualche modo, lo Stato, tutti quanti noi, la società civile, le istituzioni democratiche, dobbiamo essere in grado di alzare anche noi il tiro e di essere molto più furbi e cercare subito di comprendere laddove la mafia cerca di infiltrarsi e cerca di trarre profitto per i suoi, ovviamente, per le sue scelte illecite e losche.